La frisella con l'intingolo di calamari è pronta, che posso dirvi, un grandissimo piatto, un umido perfetto, quindi non mi resta che dirvi buon appetito. Si fa così. Allora, oggi facciamo una meravigliosa frisellina di calamari. Allora, per prima cosa bisogna preparare l'umido. Accendiamo la piastra, eccola qua, poi metto una padella, prendo i tentacoli dei calamari, perché in cucina non si butta via assolutamente nulla, questa, voilà, così. Le vogliamo ammorbidire un po'. Allora, per ammorbidirle un po' ci sono due modi, una doppia cottura, oppure queste le mettiamo nel congelatore, in freezer a congelare, ok? Dopo che sono congelate le tiriamo fuori, le scongeliamo e le cuciniamo. Però per fare una cosa un pochino più veloce prendo dell'aglio in camicia, così, butto dentro qui, foglie di alloro e faccio andare così. Prendo calamari, facciamo andare, scalogno, un pochino di scalogno così, un aglio, perfetto, tolgo via, metto sulla pentola, metto dell'olio e preparo un sugo di pomodoro, scalogno, aglio e basilico, qua aggiungo un peperoncino piccolino, glielo butto dentro così, aggiungo un po' di basilico, faccio andare, così, rosolare un po', si deve anche sbruciacchiare leggermente, così, butto dentro il pomodoro, polpa di pomodoro, non metto pomodoro crudo, così, aggiungo delle acciughe, un po' di prezzemolo fresco, un goccio di acqua e faccio andare come se fosse proprio una salsa di pomodoro, deve essere un po' grossolana. Poi aggiungo dentro i calamari, tentacoli di calamari, così, voilà, e faccio andare piano piano. Siamo quasi in bolla, prepariamo una piccola insalata di calamari, che la facciamo in bianco, quindi prendiamo un calamaro così, lo tagliamo a rondelle, tolgo via le alette, così, proprio una piccola insalatina bianca, prendo una padella, anche questa spadellata in 30 secondi, proprio buttato dentro così, boom, deve solo friggere, proprio prendere quel colore. Eccola qua, l'umido di calamari che sta andando. Io aggiungerei un altro goccino di acqua, non vado ad aggiungere del brodo, del che ne so, brodo di vongolo, di cozze, perché i calamari sono molto saporiti, ma non voglio dargli quel sapore molto forte,
perché ho messo dentro le acciughe. Bene, questo bolle, butto dentro i calamari così, li facciamo andare 2 secondi, devono solo leggermente rosolare un po'. Gli anelli di calamari sono pronti, li mettiamo qua. Ancora 2 secondi, voglio rompere solo il pomodoro con una frusta, così. Bene. Siamo pronti, adesso è arrivato il momento della frisellina. Allora, la frisella la prendo, metto qua, l'umido di calamari, i tentacoli di calamari è pronto, qua ci va un filino di olio, eccolo qui, così, un pochino di pepe bianco, direi che siamo pronti, prendiamo una bella frisella, olio. Così. Facciamo andare. Le friselle vanno sempre passate in acqua e poi ripassate in padella per dargli quella parte un po' croccante, perché si devono impregnare, perché queste sono dure come un sasso. Sbatto contro il vetro, spacco il vetro. È un sasso. Giù. 2 volte. È andata, un po' di rosmarino. Diciamo che facciamo i calamari in una doppia cottura, in umido, quindi con la frisella sarà con una salsa fatta con i tentacoli dei calamari, e poi dopo sopra mettiamo un'insalatina di calamari proprio così, al naturale. Allora, a questo punto prendo, ritiro i tentacoli dei calamari, così, li metto qua. Ok, prendo il sugo, non potete immaginare che profumino, poi prendo il pomodoro, il succo proprio un po' grezzo così, lo metto così, ragazzi, fa un profumo pauroso, prendo la frisella, l'appoggio al centro così. Voilà, prendo i tentacoli, li metto qui, così, prepariamo gli anelli, ok, li appoggiamo sopra così, voilà. Perfetto, un po' di olio al prezzemolo, qui, poi prendo un pennello, nero di seppia, ce l'ho qua, la frisella con l'intingolo di calamari è pronta, che posso dirvi, un grandissimo piatto, un umido perfetto, qua addirittura, attenzione, quando si è tutto, la frisella si è completamente riempita di sugo, potremmo fare anche una cosa un po' strana, prendere della fregola e farci una zuppa di fregola con la frisella, ragazze, che festa, è solo festa. Vai! Posso garantirvi che è un grandissimo piatto, buonissimo, veramente appetitoso. Quindi non mi resta che dirvi buon appetito.